Dal 2 al 4 agosto si svolgerà l'evento clou dell'estate di riposto con la seconda edizione di Cionizza da Muri, il tributo a Franco Battiato che vedrà alternarsi eventi di arte, musica, spettacolo, tutti a ingresso gratuito nel ricordo del compianto artista. Dopo un anno di amministrazione ci siamo ritrovati appunto con la stagione estiva programmata in maniera corretta, così come ci piace fare, e questo chiaramente l'evento clou dell'estate, lo avevamo detto, che avremmo valorizzato di più e omaggiato di più rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati il maestro Franco Battiato. Ci sono stati tantissimi artisti che hanno voluto partecipare anche gratuitamente omaggiando le loro opere, che rimarranno di proprietà al Comune di Riposto, che ne farà chiaramente un utilizzo che adesso stiamo valutando col direttore artistico Carmen Bellalba, che ringrazio insieme all'assessore D'Urso. Stiamo valutando se esporle permanentemente in una zona dedicata, nelle more poi di creare qualcosa come potrebbe essere una galleria dedicata appunto a Franco Battiato. Alla conferenza stampa di stamane, tenutasi nel Salone Municipale del Comune di Riposto, erano presenti, oltre al sindaco Davide Vasta e all'amministrazione comunale, anche il direttore artistico Carmen Bellalba, Carmen Cardillo, collaboratrice nella realizzazione progettuale, e gli artisti ospiti della rassegna, fra i quali Igor Scalisi Palminteri, che sta realizzando un murales dedicato a Battiato, e il conterraneo Giuseppe Patanè, che, parlando dell'idea legata alla sua opera tributo al cantautore ripostese, ha detto che nasce dalla consapevolezza che il sipario di Franco Battiato non si chiuderà mai. È un percorso visivo sostanzialmente per riportare, diciamo, l'immagine non solo di Franco, perché non ne ha bisogno, ma soprattutto un'attenzione ai luoghi dove è cresciuto, dove si è formato, dove ha trascorso la sua prima giovinezza, prima di partire per Milano all'età di 18-19 anni. E quindi abbiamo pensato a uno sviluppo sostanzialmente in tre giornate. La prima giornata è quella che vedrà innanzitutto l'inaugurazione di diverse esposizioni fotografiche, perché che saranno soprattutto incentrate nella zona di Scariceddu, così chiamata, e un percorso un po' alternativo realizzato attraverso delle gigantografie che riportano appunto all'esterno la storia della sua famiglia, quindi partendo dall'amatissima madre, la zia Clementina, il padre, per andare poi alla sua primissima infanzia, i suoi giochi. Quindi le persone potranno ripercorrere sia dall'esterno di questi grandi cubi che dall'interno la storia, la prima storia di Franco. In Piazza San Pietro invece si è pensato ad una serie di immagini che possano ricordare i suoi più grandi successi, quindi l'uomo che ha attraversato questa grande iperbole artistica, che non ha riguardato solamente la musica, ma anche gli studi filosofici, le esperienze spirituali, e quindi con questo suo poi saluto finale. E giorno 3 inaugureremo invece la mostra a cui hanno partecipato diversi artisti provenienti un po' da tutta la Sicilia, che sono stati appunto chiamati a raccontare la loro esperienza personalissima, anche solo emotiva, con Franco Battiato. Questo perché? Per dare voce, una voce universale. Lui è stato una voce universale e sicuramente non esiste una persona al mondo che possa dire: no, io non l'ho conosciuto, o io non l'ho cantato, o non ho interiorizzato quello che lui ha lasciato. Quindi noi ci sentiamo in dovere, io principalmente, di ringraziare questo grande personaggio ripostese, e sono contenta di questo incarico e spero di averlo fatto nel modo più umile ma più, insomma, significativo possibile. Sono stato anche l'autore della prima edizione, in un certo senso, dove abbiamo realizzato un docufilm, diciamo, un docufestival molto importante, apprezzato anche dalla famiglia, soprattutto come apprezzato dalla famiglia questo che è stato sottoposto anche alla loro attenzione, che riguarda non solo la parte dello spettacolo, ma lasciare a riposto anche delle importanti opere, soprattutto nel cuore del quartiere in cui è nato il maestro Battiato. Uno fra tanti, quello che sicuramente ha cambiato la tipologia di evento, è il murale realizzato dall'artista Igor Palminteri, che sicuramente
e sarà un bel vedere, è importante, sei anche vicino alla casa di nascita del maestro Battiato, quindi è un inizio per la realizzazione di un percorso a cielo aperto, in ricordo appunto del maestro Franco Battiato. Concludo ringraziando anche l'assessorato al turismo regionale retto da Elvira Amata, ma anche il dottor Galvagni e il dottore Cardillo, che hanno voluto, diciamo, fortemente darci i mezzi per poter realizzare questo importante evento.